Ha chiuso i battenti a Bari l'evento congiunto dedicato al turismo Bai Puglia e BTM, tre giorni durante i quali buyers internazionali hanno incrociato l'offerta del territorio pugliese. Abbiamo l'ambizione di diventare, diciamo, per ora la terza fiera turistica italiana. Speriamo ovviamente che il Sud noti l'importanza di questo evento, e poi evidentemente questo sta aiutando anche la Puglia, ma ho già detto, non calcolate il successo turistico della Puglia solo con i numeri. I numeri ovviamente sono importanti, come il fatturato, però se un'azienda quando incrementa velocemente il proprio fatturato poi non è in grado di aumentare la sua capacità di dare qualità e servizi, rischia moltissimo, perché la crescita è una cosa seria e va affrontata come l'affrontavano i nostri nonni, cioè con prudenza, rispetto e umiltà. Quindi dobbiamo insistere perché ciascuno, anche chi fa una pizza o chi ha un negozio di frutta, non immagini il turista come un soggetto un po' ingenuo che passa e al quale gli si può appioppare delle orecchiette, per esempio secche, spacciandogliele per orecchiette fresche. Perché queste cose non si fanno, sono autolesioniste, ledono l'immagine e soprattutto poi alla fine, siccome come diceva Totò, in nessuna parte del mondo esistono i fessi, direi cani sciune fesse, diceva Totò, nessuno è così ingenuo da non capire alla fine se sta comprando una cosa di qualità oppure no. Quindi la Puglia deve essere sinonimo di qualità, gentilezza, rispetto, tutela della bellezza e soprattutto valori umani. Presidente, la sta guardando un non pugliese che è indeciso se venire o non venire a fare le vacanze in Puglia. Che cosa gli vuol dire? Sbrigati, cammina e vieni qua subito qua, perché ti troverai bene. Ci sono tante persone divertenti, c'è buon cibo e c'è soprattutto la sincerità. Perché se vai negli altri posti la sincerità non te la possiamo garantire, qui sì. Assessore Lopane, si è conclusa la tre giorni che ha visto questo evento doppio del Bai Puglia e della BTM. Qual è il suo personale bilancio? Bilancio positivissimo, sia per la collaborazione fra BTM e Bai Puglia, un'organizzazione privata, un'organizzazione pubblica che fa capo Puglia Promozione della Regione Puglia e che ha manifestato margini ancora di miglioramento per i prossimi anni, ma devo dire che i risultati sono già significativi sia in termini di partecipazione sia in termini di contenuti sviluppati in questi tre giorni. In questi tre giorni appunto i buyers hanno girato per la Puglia per apprezzarne l'offerta turistica. I feedback sono stati già molto buoni e motivo di soddisfazione. Feedback straordinari, mi viene da dire. Sinceramente descrivere la Puglia attraverso le loro parole, attraverso i loro occhi, è la cosa più bella che ci poteva capitare, perché siamo sicuri che queste sensazioni, le emozioni e le esperienze vissute in questi due giorni di fan trip saranno un elemento commerciale assolutamente straordinario. Un altro aspetto che è emerso in maniera chiara è che il turismo non è un comparto a sé stante, ma deve collaborare necessariamente con altri settori della stessa regione, per esempio il welfare, l'ambiente, perché tutto funzioni al meglio. Beh, questa manifestazione, questi tre giorni, ha dimostrato come il turismo è materia trasversalissima. In questi giorni si sono avvicendati parecchi miei colleghi con cui abbiamo avuto l'occasione di condividere le agende e di condividere le politiche che dobbiamo mettere in campo anche a partire dalla nuova programmazione comunitaria, perché ci sono risultati che dobbiamo raggiungere insieme. Il turismo è grande lavoro di squadra. Si prosegue quest'anno sulla strada della diversificazione dell'offerta anche in tema di comunicazione. È proprio così, abbiamo pensato che l'offerta generalistica non fosse più sufficiente per la Puglia, che ha già un brand ben posizionato e che quindi ha bisogno invece di una riflessione verticale sui prodotti. Per questo abbiamo totalmente cambiato la strategia comunicativa con prodotti che stanno davvero suscitando interesse, perché sono posizionati su quelle che sono le linee strategiche di sviluppo su cui impronteremo il nostro piano strategico e che divulgheremo attraverso un media plan nazionale e internazionale. Soprattutto l'ambiente è un tema caldo, tant'è che è stato creato uno spot ad hoc.
è proprio così. Lo spot sull'ambiente sta facendo registrare indicatori di visualizzazioni straordinari, sia per la bravura degli artisti che hanno prestato la loro opera gratuitamente, sia perché probabilmente la sensibilità dei pugliesi sul tema dell'abbandono dei rifiuti e del rispetto dell'ambiente è altissima, e quindi chiediamo il loro contributo, il loro aiuto per tenere la Puglia pulita. In conclusione, la stagione turistica è alle porte, qual è il suo auspicio? Beh, io sono sicuro che questa sarà una stagione straordinaria, sarà ancora più forte della stagione che ci ha fatto registrare il 2022 con risultati già positivi, ma lo sarà sia perché avremo, diciamo, la consapevolezza di avere un'offerta turistica ampia, variegata, fruibile 12 mesi all'anno, e perché punterà molto sull'autenticità, sulla meraviglia e sul fatto che la Puglia davvero si apre a un'accoglienza davvero totale. L'evento congiunto By Puglia BTM ha messo insieme pubblico e privato. Anche il CEO e fondatore della BTM, Nevio Darpa, ritiene il bilancio positivo. Molto positivo, analizzeremo i dati nei prossimi giorni, perché comunque BTM è un evento certificato. Abbiamo avuto un boom di visitatori, adesso abbiamo sicuramente superato le 20.000 presenze, ma sicuramente saranno molte di più. Un ringraziamento a tutti gli operatori, ai visitatori, ai buyer che sono venuti e hanno creduto in questo progetto. Un ringraziamento all'assessore Lopane e a Puglia Promozione. Questa sinergia tra BTM e By Puglia ha funzionato. Per il prossimo anno cosa si prevede? Analizziamo i dati, cercando di correggere le criticità, perché non siamo arrivati. Questa è una partenza, un primo passo, e sicuramente cercheremo di fare meglio. Un messaggio diretto a chi sta decidendo se venire in Puglia a fare le sue vacanze? Io credo che non ci sia bisogno, la Puglia è meravigliosa in tutti i suoi segmenti, dal mare alla cultura, alla gastronomia, abbiamo delle strutture di eccellenza, quindi venite a trovarci, non ve ne pensirete. By Puglia ha permesso a 70 buyers, per lo più internazionali, di visitare il territorio pugliese prima degli incontri B2B con oltre 100 aziende nell'ultimo giorno dell'evento organizzato dalla Regione Puglia attraverso Puglia Promozione. La Puglia piace ai tour operator internazionali, anche dal Brasile, grande consenso. Certo, assolutamente sì, i brasiliani amano la Puglia, soprattutto siamo un po' simili come clima, no? Le temperature, e poi i pugliesi come l'ospitalità, è più o meno simile a quello che siamo in Brasile, quindi piace tantissimo. Lei ha effettuato un tour in questi giorni in Puglia, che cosa l'ha colpita? Ero insieme a altri buyer, abbiamo fatto Ostuni, Albero Berri, Polignano al Mare. Quello che mi ha colpito di più è stato proprio l'autenticità del prodotto, di quello che abbiamo vissuto, che ci hanno offerto delle esperienze con delle persone locali, questo è il più bello. Un posto, se dovesse sceglierlo? Ostuni. Perché? Perché è una città molto semplice, bella, e hanno dei localini molto bello, bellissima. I brasiliani che cosa chiedono da un'esperienza turistica? Loro chiedono vivere le esperienze con le persone locali, e quindi ovviamente quello che offriamo noi come agenzia, come tour operator, offriamo le esperienze con delle persone locali, quelli che fanno il formaggio, il salame, l'olio, l'artigianato locale. Questo è molto valorizzato come mercato brasiliano. Buyer brasiliano è stato colpito da Ostuni, che cosa dice? Beh, Ostuni colpirebbe chiunque, così come ogni angolo della Puglia, perché la grande potenzialità della nostra regione è quella che ha evidentemente messo sotto gli occhi di tutti le bellezze di alcune destinazioni più conosciute in Italia e nel mondo, ma c'è ancora tanta Puglia che deve essere scoperta, tanta Puglia che deve essere raggiunta, e noi quindi sulla base di queste considerazioni abbiamo un potenziale di crescita enorme. Il comparto del turismo pugliese ha dimostrato di saper dialogare con altri settori come ambiente, welfare, cultura ed anche trasporti. Sul piano pratico, qualche esempio dei prossimi step?
prossimi step per quanto riguarda il turismo ci sono già tante iniziative messe in campo da Trenitalia, da Ferrovie Sud-Est sulla tariffa integrata, conoscete benissimo il Monopoly Beach, il Trulli Link, stiamo cercando di creare una integrazione tra ferro e gomma proprio per rispondere anche alle esigenze non soltanto degli utenti in generale ma in modo particolare i turisti per far conoscere il nostro territorio che sicuramente di siti di interesse tra i siti UNESCO e i posti più belli ce ne sono veramente tanti e quindi dare la possibilità ai turisti di poter girare tutta la Puglia in modo più comodo e più veloce. Il nostro sforzo, come ho detto poc'anzi nell'intervento, non sarà quello soltanto di pensare ad intercettare il turismo. Dobbiamo immaginare innanzitutto di elevare la qualità dei servizi per le nostre comunità. Se riusciamo a fare questo in tempi brevi, sicuramente saremo all'altezza di rispondere meglio all'esigenza turistica, che chiaramente è una domanda non solo che aumenta, ma è una domanda che diciamo, si eleva dal punto di vista del soddisfacimento dei servizi.